Musica 2019 e tante le iniziative anche a Salerno. Sì, per quanto riguarda il settore demo etnoantropologico, quest'anno abbiamo tratto spunto da un lavoro di collaborazione con il DISPI, il Dipartimento a Salerno di Antropologia Culturale, con la professoressa Katia Ballacchino e con il Dipartimento di Scienze Sociali della Sapienza di Roma, quindi la professoressa Broccolini, abbiamo recuperato un'esperienza di ricerca che loro stanno avviando in Irpinia sui carnevali del XXI secolo per proporre una sfilata di la cosiddetta mascherata di Serino, una sfilata di maschere e con la banda musicale di Serino, che quindi partiranno il giorno 21 alle 6 del pomeriggio da Piazza Portanova per arrivare poi a Largo Montone, quindi una sfilata di colori, di musica che si svolgerà lungo via Mercanti, via Duomo, piazza Abate Conforti, via Trotula di Ruggero e Largo Montone. Quindi gli enti e le associazioni coinvolti quest'anno? Sì, innanzitutto noi abbiamo sempre l'adesione e il patrocinio del Comune di Salerno, che ci garantiscono innanzitutto la fruizione di Largo Montone. Noi da 3 anni con le edizioni, appunto queste edizioni di Suoni di Terre e di Mare, che quest'anno il nome è Suoni e Maschere del Carnevale di Serino, ci garantiscono innanzitutto la possibilità di fare una sfilata da Piazza Portanova, via Mercanti, via Duomo, piazza Abate Conforti, via Trotula di Ruggero, Largo Montone, quindi partendo alle 6 da Portanova. E questa è una cosa importante anche perché cerchiamo di valorizzare, cogliendo anche lo spirito di quella che è l'amministrazione comunale, di valorizzare gli spazi dell'antico centro storico, gli spazi più importanti dove acusticamente Largo Montone ci permette da anni di poter utilizzare uno spazio che a livello acustico ci garantisce una certa sicurezza. E in più poi da 3 anni, da quando abbiamo iniziato sempre questa edizione di Suoni di Terra e di Mare, abbiamo l'aiuto e la collaborazione proficua dell'Associazione Madonna delle Grazie, che ha sede proprio a Largo Montone, che ci apre le porte dell'associazione, ci fornisce un appoggio anche relativamente all'utilizzo delle sedie e di materiale, acqua e così via. E in più io approfitto per ringraziare la banda musicale di Serino e l'associazione Rivus, che appunto sfileranno oggi, cioè il 21, per questa giornata, perché loro lo fanno a titolo gratuito. Del resto la festa della musica negli ultimi anni si svolge appunto per la grande disponibilità e l'attenzione che i gruppi musicali, gli artisti danno a noi soprintendenza, proprio nell'ambito di una ricerca musicale etno e di evidenziare, quindi attraverso un palcoscenico naturale quale può essere Largo Montone, grosse realtà del territorio salernitano, irpino ma anche campano. Thank you.
iniziative di Salerno per la festa della musica? Allora, in aggiunta alla bellissima iniziativa della collega Rosa Carafa, la soprintendenza, restando nello spirito della festa della musica che prevede un'offerta ricca e variegata di manifestazioni musicali, ha tentato tra mille difficoltà di aggiungere altri eventi musicali e ne abbiamo previsti altri due. Uno nel giardino di Casaltieri, in continuità con quella che è stata già la festa dei giardini, dove si è esibito già la prima volta il gruppo Quasi Manouche, un gruppo che suona musica jazz manouche, e in continuità con questa prima manifestazione di inizio giugno si ripeterà anche in occasione della festa della musica questo evento musicale dove si esibirà di nuovo questo gruppo che ha avuto un grande successo questa prima volta, quindi abbiamo deciso di riproporlo. E poi invece con il direttore del Giardino della Minerva abbiamo deciso di far esibire un giovane musicista tirocinante presso la soprintendenza, un violinista che è molto giovane però molto talentuoso. Diciamo il nome. Allora, Luigi Cavaliere. Lui è giovane, appunto, come dicevo, ma già vanta un curriculum di tutto rispetto. Si è esibito molte volte con il conservatorio, con il complesso del conservatorio di Potenza, dove si è diplomato, e ha avuto anche delle esibizioni al San Carlo di Napoli, alla RAI di Napoli, e lui ci allieterà la sera dalle ore 19 alle 20 presso il Giardino della Minerva con le note di Mozart e di Bach.